chiamare da Rocco Becci con il grigio di Mario Savelli, bombolone, numero 1. Antonio Mula con Gentiles, paio di Dario Colager. Entra Astorius, paio di Marcello Rosi con Michel Puzzo, quindi Chiavassa con Antinedei, che è di Mattia Chiavassa, Sauro di 6 anni, Antinedei. Caduta. Sergio Giannetti. Fuori c'è Schietta con Fabbri. Addirittura due televisioni. Pronto lo? Buona. Ottica buona, nella prima posizione di Michel Astorius, c'è anche Rocco Becci, dire prima Puzzo con Astorius, e poi c'è Mattia Chiavassa, quindi viene fuori anche Antonio Mula con Gentiles, ma ancora la prima è per Puzzo, la seconda è per Chiavassa, ancora Michel Puzzo in prima, ancora Chiavassa in seconda. La cascata Fermi. No, poi abbiamo attenzione, qua un cedimento anche del cavallo di Antonio Mula, che prossima testa. Corsa interrotta, comunque siamo all'ultimo giro, attendo indicazioni, ma corsa conclusa con la caduta di Mattia Chiavassa di Federico Fabbri, cavalli che stanno ancora galoppando, fortunatamente nessuna conseguenza per i cavalli, mi sembra neanche per i fantini. Fabbri si è alzato prontamente, Chiavassa non è ricorso alle cure dei sanitari. Si inizia a chiamare, entra Andrea Chessa con Antelios, Sauro di Paolo Bossini. È entrato anche Enrico Bruschelli con Zio Frac, Francesconi con Dioniso da Clodia, Sauro di Vittorio Vannini. Entra anche Bombolina di Stefano Paccagnini, baia di 6 anni, con Massimo Columbu. Banzai invece è di Mattia Chiavassa, baio di 5 anni. Multa sconviolenta, Volpino con Mula.
buona la mossa e buona con la prima posizione per Zio Frac e Bruschelli, c'è anche Nieddu, stanno entrando insieme in curva con la prima ancora per Zio Frac e Bruschelli, all'interno c'è anche Antonio Mula con Volpino e Salvatore Nieddu con Banzai. Ancora la prima è per Enrico Bruschelli con Zio Frac, la seconda è ancora per Antonio Mula con Volpino. Sono invariate le posizioni di testa, con ancora a condurre Zio Frac, ancora Volpino in seconda, ancora Salvatore Nieddu con Banzai in terza che prova ad attaccare. Rimangono invariate le posizioni con l'inizio dell'ultimo giro e Nieddu e Mula che sono ora in prima e seconda posizione, ha fermato Bruschelli. Quindi la prima ora è per Antonio Mula con Volpino, la seconda è per Nieddu che prova ad attaccare dall'esterno. Con Salvatore Nieddu nella retta dell'arrivo. Sul palo. Probabilmente la prima è per Mula e la seconda è per Nieddu. Si comincia a entrare, entra Federico Fabbri con Zuccarello. Quindi Alessio Giannetti con Abba Santesa. Antonio Francesco Mula con Balzana. Alessio Bincoletto è con Volkan De Bonorva. Michel Puzzu è con Ardavli. Entra anche Rocco Betti con Rotegaggio. Fuori c'è Remorex con Massimo Columbu. Abbassamento precauzionale del canape. Bene, canape nuovamente teso, si inizia a chiamare, entra Federico Fabbri con Zuccarello. Abbassantesa con Alessio Giannetti. Balzana con Antonio Francesco Mula. Volkan De Bonorva con Alessio Bincoletto. Ardavli con Michel Puzzu. Quindi Rotegaggio con Betti. Fuori c'è Remorex con Columbu. No! Abba Santesa con Giannetti. Balzana con Antonio Mula.
Volkan De Bonorva con Alessio Bincoletto. Questo è Ardavli con Michel Puzzu, quindi Rote Gaju con Rocco Betti. Fuori c'è Columbu con Remorex. Buona, mossa buona con la prima posizione per Mula con Balzana, la seconda è per Giannetti, ancora prima posizione per Antonio Mula con Balzana, dietro c'è Giannetti con Abbastantesa e quindi c'è Puzzu con Ardavli. Invariate le posizioni di testa con un cedimento di Balzana, alla meglio ora Giannetti guadagna la testa della corsa e Alessio Giannetti in prima posizione con Abbastantesa, la seconda è ancora per Balzana con Mula, siamo all'inizio dell'ultimo giro. Invariate le posizioni di testa con Puzzu che prova ad attaccare, la seconda ora è per lui, la prima è ancora per Giannetti con Abbastantesa, poco più di un lavoro per Remorex. Siamo nella curva che precede la retta dell'arrivo con anche Federico Fabbri che prova, la seconda è per lui, la prima è per Abbastantesa con Giannetti. La seconda è per Federico Fabbri con Zuccarello. Scusate, con Zuccarello. Entra Ara Tombaio con Salvo vicino. Van Cook con Elias Mannucci. Zilla con Federico Guglielmi. Tornada con Alessandro Cerzosimo. Viso d'Angelo con Stefano Piras. Tornasol con Enrico Bruschelli. Fuori c'è Varina con Lai. Gabriele, gira poi.
Buona. La mossa è buona con la partenza di Elia Smannucci. Ora invece la prima posizione è per Alessandro Cerzosimo con Tornada. E ancora Mannucci in prima. Scusatemi, Cerzosimo in prima, Mannucci in seconda. C'è poi Guglielmi e poi torna solo. E c'è stata la caduta di Mannucci e di Cerzosimo. Fermi, 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 fermi ragazzi, c'è il cavallo al contrario. Fermi ragazzi, fermi, fermi. Fermi, 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 fermi. Dai, ora arriva per... C'è stata un'ulteriore caduta. Quindi basta così, insomma. No, ma stasera non è mai. Entra Brian De Marchesana con Giovanni Puttu. Brian. Accanto con il numero 2 centristessa con Michel Puttu. Poi Massimo Columbu con Baby Doll. Aberumia con Chiavasta. Fuori c'è Vino Santo con Niccolò Francesconi. Io avevo visto un paio di anni fa il cucciolino. Non vado a quattro stazioni. Buona, la mossa è buona con Giovanni Puddu che esce in prima posizione con Brian De Marchesana e ancora Puddu in prima, Brian De Marchesana con Giovanni Puddu, quindi c'è tristezza, ancora Brian De Marchesana con Giovanni Puddu, quindi tristezza, poi c'è Niccolò Francesconi con Vino Santo. Invariate le posizioni di testa, mi sembra poco più che un lavoro nelle retrovie. Con ancora a condurre Puddu e Brian De Marchesana, la seconda è ancora per tristezza e Piras. Invariate le posizioni di testa, dietro c'è Niccolò Francesconi con Vino Santo. Prova dall'interno. Michel Puzzu, scusatemi, non è Piras ma è Puzzu, perdonatemi. Ancora la prima è per Puddu, la seconda è per Michel Puzzu con tristezza che prova ora ad attaccare dall'interno. Michel Puzzu con tristezza su Brian De Marchesana con Giovanni Puddu. Lo chiude e ancora Puddu in prima posizione. E ancora Puddu in prima posizione con... Brian De Marchesana.
Ancora prova dall'interno Puzzu con tristezza, ancora davanti c'è Giovanni Puddu con Brian De Marchesana. Gli altri sono doppiati, siamo nella curva che precede l'arrivo con il numero 1 Brian De Marchesana e Giovanni Puddu che vanno a vincere su tristezza e Michel Puzzu. Allora ci siamo, il canapè sta per essere teso, i cavalli stanno facendo tondino, Bircolotti in postazione. Sette cavalli partecipanti, Valoroso Sauro Urian, Valorosa Gemma Tale e Quale, Asfodelo Fresh Zaminde, fuori c'è Techero. Entra Bincoletto con Valoroso Sauro. Urian con Massimo Columbu. Valorosa Gemma con Salvatore Nieddu. Tale quale con Federico Fabbri, Asfodelo con Bruschelli, Zaminde con Pacini, fuori Techero. Buona, la mossa è buona con la prima posizione per Federico Fabbri. Poi c'è Enrico Bruschelli con Asfodelo Fresh, ancora Fabbri in prima con Tale e Quale, quindi c'è Bruschelli con Asfodelo, poi Antonio Mula con Techero. Sono invariate le posizioni di testa con ancora condurre Federico Fabbri con Tale quale e ancora Enrico Bruschelli con Asfodelo Fresh, quindi c'è Techero con Mula. Siamo all'inizio dell'ultimo giro con ancora Fabbri a condurre. Ora invece Enrico Bruschelli con Asfodelo, che ha conquistato la prima posizione. Asfodelo Fresh ed Enrico Bruschelli sono in prima, la seconda è per Federico Fabbri. Con Tale quale siamo nella retta che precede l'arrivo con Enrico Bruschelli e Asfodelo Fresh che hanno la meglio su Federico Fabbri e Tale e quale.